Allora, adesso vi racconto un aneddoto. Quando sono venuto in Legacoop Veneto e mi sono presentato in cooperativa, sono venuto a casa e ho detto: mamma, vado a lavorare in cooperativa. E mia mamma ha detto: tu sei pazzo. Allora, sono Giorgio Pattaro, abito in questo paese da 3 generazioni, e ho l'età bellissima di 60 anni, in cui non sai se sei ancora lavoratore oppure meno. Poi vivo qua con la mia famiglia da questa casa dal 1974, 3 figli, bravi. Hanno cominciato a lavorare, la piccola studia, che hanno cominciato, sono già in fase avanzata. Mia moglie insegna in questo paese e quindi questa, che dire, di presentare ancora il sottoscritto. Sono stato in quasi tutte le attività di questo paese, da quelle di volontariato a quelle istituzionali, a quelle del calcio, un po' mascotte, ecco, per alcuni aspetti. Quando sono arrivato in Astrocoop Universale, questa cooperativa contava 142 tra soci, 4 miliardi di fatturato, 200 milioni di rosso, quindi una situazione drammatica. Allora, in sostanza, mi sono tirato sulle maniche e mi sono messo a lavorare. I gruppi dirigenti all'interno delle cooperative venivano scelti come i carabinieri: uno sapeva leggere, uno sapeva scrivere, uno del PCI, uno del PSI, qualche volta c'era anche il repubblicano, come avevamo noi. E quindi in qualche maniera ho promosso soluzioni che superassero la logica degli equilibri politici e che invece mirasse alla efficienza dell'azienda e anche all'immagine dell'azienda. La risalita è stata una risalita lenta, però come dire. Ecco, un'altra cosa che ho imparato in questa. È stata quella di dedicare tantissimo tempo ai soci della cooperativa. Cioè, man mano che. Tentare di far sì che la dimensione valoriale, la scala dei valori su cui ci eravamo attestati, in qualche maniera, come dire, fosse pratica quotidiana. Voi vedete che le cose che riescono a essere interessanti, belle, buone, che odorano di buono, sono quelle in cui ci sono già state collaudate, sperimentate, strade e percorsi che in qualche maniera aggregano, okay? E che non sono improvvisati, ma sono quelli della dimensione della continuità, della durata, della ricerca di percorsi che facciano sì che anche fasi contingenti, difficili, pesanti, eccetera, in qualche maniera trovino dimensioni di condivisione, okay? E facciano passare quella dimensione di valori, ecco, che in qualche maniera appartengono, dovrebbero appartenere a un movimento cooperativo, che è quella sussidiarietà, che è quella solidarietà, che è quella della, come dire, della compartecipazione, della condivisione, che queste sono le cose che contano. La maggior parte del nostro tempo è lavoro. Se tu non dai valore aggiunto a quella, alla dimensione lavoro, okay, vuol dire che, come dire, passi la tua vita inutilmente, okay? Nel senso che se il lavoro è l'espressione attraverso cui tu ti realizzi, okay, è chiaro che devi dare qualcosa di aggiungere. Cosa puoi aggiungere? E dove puoi aggiungerlo? Cosa puoi aggiungerlo? Puoi farlo anche su un'impresa privata. Dove vuoi che quello che aggiungi abbia significato e valore non solo per te, ma anche per gli altri, è la cooperativa produzione e lavoro. Lavorare in cooperativa produzione e lavoro è la dimensione, secondo me, più naturale, più rispetto alla natura umana, cioè l'uomo attraverso il lavoro si realizza, nella cooperativa produzione lavoro può realizzarsi di più ancora e meglio ancora, perché non produce solo per sé, ma produce anche per chi è diverso, per chi ha problemi, per chi non ce la fa, per promuovere anche ulteriori
opportunità di lavoro per altri, cioè vuol dire, ha una dimensione collettiva, questo valore aggiunto, che non si riscontra in nessun altro tipo di impresa, di modello organizzativo imprenditoriale in sostanza. Mia mamma aveva ragione di dire tu sei pazzo, però mia moglie sapeva la passione che mi animava, sapeva anche che non ho mai fatto mancare niente a casa e quindi, come dire, ho sempre voglia di lavorare, quindi in qualche maniera non mi ha ostacolato. I ragazzi. Anzi, non mi ha ostacolato. Ha preso un po' paura perché, da come ho vissuto io la cooperativa di Seito, stai esagerando, nel senso che andare via al mattino alle 6 e tornare a casa la sera alle 8, alle 9, dopo essere disponibili anche la sera, come dire, era diventata un po' una situazione pesante. I ragazzi hanno, credo di aver, come dire, nei miei alti e nei miei bassi, trasmesso entusiasmo, ecco, per le conquiste, per i risultati. Quindi la soddisfazione, ecco. La questione della soddisfazione è una delle cose che pagano di più all'interno del lavoro. Okay? Dio, ma i soldi per me non hanno mai contato, non hanno mai contato, non è vero. Direi una baggianata, nel senso che bastava avere il dignitoso per vivere, dopodiché, come dire, l'altra era passione, era soddisfazione, era risultato, era queste cose, ecco, nel senso che. Frate, ci credo ancora. Io penso che il più grande capitale che noi abbiamo sia quello umano e che tutto quello che possiamo spendere attorno alla questione della valorizzazione del capitale umano sia quello che serve di più rispetto alla continuità dell'azienda, come dire, alla durata dell'azienda, alla capacità di leggere il futuro, alla capacità di fare investimenti duraturi, interessanti, di seguito, che creino ancora le stesse condizioni di questa ricchezza, ecco, che è una ricchezza molto, ma molto, la più importante, secondo me, ecco. Nelle paure, di fatto, domina che cosa? La parte negativa dell'uomo. E badate, tutte le fasi più pesanti della mia storia, almeno del mio percorso, come dire, di vita, la mitizzazione di questo tipo di scontri sociali, quasi le balie francesi, voglio dire, è quella di insidiare la paura, perché la paura è quella che fa quadrato, che restringe, che mette i paletti, okay? E impedisce l'apertura. Invece il problema è così, il superamento della paura è quello di aprirsi a 360 gradi. Il movimento cooperativo in difficoltà, bene, si apertura a 360 gradi, a te come cosa conviene? Cioè, quando ti sei racchiuso, quando ti sei chiuso, cosa hai fatto? Non hai fatto niente. Apriti a 360 gradi, butta al vento, gioca al rialzo, che tanto cambia niente, non so se rendo l'idea. Cioè, il rischio vale la candela, non so se. Ecco, è questo che il movimento cooperativo non ha avuto il coraggio di fare. Vi racconto questo aneddoto qua che è bellissimo. Gianfranco Bettin, che non so se lo conoscete, è un sociologo che scrive libri, fra l'altro è consigliere regionale dei Verdi, e come dire, noi avevamo avuto l'infanzia, l'adolescenza comune per alcuni aspetti, nel senso che eravamo tutti e due del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Poi lui è andato a lotta continua, avanguardia operaia, eccetera, eccetera. Io invece ho fatto il democristiano vero e proprio, dopo sono passato nelle file del PC, eccetera, eccetera. Però abbiamo conservato un rapporto, una relazione. Quindi, quando ci salutavamo a Marghera, io a fare il servizio d'ordine per la FIOM, per la FLM, e lui a fare l'avanguardista operaio col manganello, di solito, ci incontravamo e là ci mandavamo a fare in culo, ben bene. Fatte tutte queste esperienze, abbiamo conservato questo rapporto. Era di fatto anche vice sindaco a Venezia e quindi in qualche maniera volevo promuovere alcuni ragionamenti attorno a questione culturale della venezianità, i musei, eccetera, eccetera. Alla fine mi ha detto due o tre volte che avevo ragione.
come dire, ho detto, Franco, è un pezzettino di tempo a questa parte, che sia il posto dove vado. Succede così, che mi danno ragione. Porco boia, sono preoccupato perché dico, al mio paese si dice che chi ha la ragione si dà ai matti, ok? Hai detto, te che ragione. E là mi ha distrutto, quindi... Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, son cinco minutos, la vida es eterna.